Buongiorno. Sono andato a fare colazione, cuore. Eh no, Giuseppe, niente calcetto oggi. Sì, perché praticamente vanno in un complesso a cinema e non vuole andare a cinema. E stava dormendo, mo mi ha mandato il messaggio. Ha detto: papi, vieni a prepararmi la colazione, mi sono svegliato e non ho più voglia di dormire. Ho detto: arrivo, sto prendendo un caffè. E fa lui: vabbè, dai, fai presto. E vabbè, senti, niente, stamattina ho fatto qualche minuto più tardi, sperando che dormivo un po' di più, però dai, ieri sera poi si addormentò abbastanza presto, era stanco. E niente, pum, ci ho fatto una doccia e mo sono uscito, mo sto andando a prendere un caffettino. E così poi li vado a preparare la colazione, dai. Lui preferisce bere yogurt la mattina, però se non c'è il latte gli va bene lo stesso. Quindi stamattina gli preparo il latte. Oggi pomeriggio alle 3 dobbiamo stare a Gio del Colle dal chirurgo. Vediamo un po' cosa dice il chirurgo per il nonno. E niente, cuore, il resto è tutto bene. No, una bella dormita tranquilla, insomma, stanotte. Sì, vabbè, non ti preoccupare, i sogni, ripeto, sono sempre sogni. Alla fine, nei sogni fa molto ciò che viviamo durante la giornata, e poi si ripresentano la notte come sogni. Sai benissimo, insomma, lasciano il tempo che trovano, insomma, non ti devi fossilizzare su un sogno, insomma, Va bene, stamattina viene Luca, si lavora oggi, No, sono contento perché mi piace questo spirito, sai, di incentivare anche, fra virgolette, il paziente a sforzarsi, perché dobbiamo iniziare a fare tutto da soli. No, va bene così, cuore, va benissimo. Niente, spero solo che iniziamo ad usare il PowerPort. Ma come sta? Si è cicatrizzato o c'hai ancora un cerottino che non si è cicatrizzato ancora la ferita, insomma? Vabbè, fammi sapere tu, ok? Sì, poi ieri vidi di una signora che aveva il PowerPort e praticamente ogni 3 mesi si fa il lavaggio del PowerPort. Sì, ma dura niente, dura neanche un minuto, 2 minuti. Vabbè, ma speriamo che iniziamo ad usarlo prestissimo. Va bene. E niente, cuore, mo vado a farmi un caffettino e ci sentiamo dopo, ok? Beh, andiamo avanti, andiamo. Lavoriamo, cuore, lavoriamo. Lavoriamo che dobbiamo uscire, porcaccia la miseria. Non so se oggi si fa sentire il don, il babbo. Oggi è venerdì. Può essere pure, ma è una settimana che non si fa sentire. Può essere pure che oggi la fa una chiamata. Va bene? Sentiamo. Tanto sappiamo quello che sta facendo. Ok? E muoviti ad alzarti in piedi, così facciamo quello che avevi detto.
pure che cammini col deambulatore, eh? Beh, ciao. Un bacio, un cuore e un abbraccio. A dopo.